'Tis the season to shine with H&M. Discover the holiday collection and find fashionable pieces for your wardrobe or for under the tree. Get inspired and dazzle with this year's glam. From tuxedo styles, bow detailed pieces, impressive prints, and more. From unforgettable looks to unforgettable gifts. With fashion finds to home decor, find it all at H&M. Treat your loved ones and yourself this season. Shop in-store or at hm.com. Level up your listening with Bose Quiet Comfort Ultra earbuds and headphones. With immersive sound and world-class noise cancellation for a not-so-silent night. Visit bose.com/spotify to shop sound that's more than a present. Sicuramente la canzone col potenziale più grande, sicuramente la canzone che, non per la vittoria a Sanremo, però per un discorso di streaming, di radio, per quello che dice. Lui tra l'altro ai bigotti li inorridisce, li disgusta, anche a me onestamente, dico il modo in cui si mostra. E non perché per giudicarlo, semplicemente perché lui vuole dare questo impatto nei confronti di un tradizionalismo che comunque è in molti in Italia, compreso magari il sottoscritto, cioè sono di mentalità aperta ma non così tanto. Mi fa impressione quel personaggio, però ha fatto la hit, cioè nel senso la forma in cui ti presenti tu è correlata alla musica che porti, e quella di lui in questo momento è correlata a comunque una canzone che veramente ha spaccato di brutto e ha raccontato uno spaccato di Italia che è esattamente quello che vuole colpire lui. E quindi di conseguenza, secondo me, lui e Colapesce Di Martino sono i due che in questa serata, escluso Angelo Duro che ancora non ascolto, mi sono rimasti tra i concorrenti. Bravissima anche Madame, per carità, Lazza ha fatto il suo, ma Rosa Chemical aveva il pezzo più potente. Questo pezzo è potente perché necessitava di una personalità che lui ha portato. Si può criticare la forma, ma lui è all'altezza della sua provocazione.